parte 2, perdonate l'interruzione, ma probabilmente Pasqua anche per il cellulare. E allora vi dicevo, non credete al fatto che non ci sono i microchip per costruire le automobili, altrimenti non si venderebbero neanche cellulari, non si venderebbero computer, non si venderebbe nulla, non si venderebbero caldaie, non si venderebbe nulla. La verità è che viviamo un periodo di grandissima transizione, transizione psicologica dell'utente. L'utente ha capito che dal 2000 in avanti, 2005, tiè, le autovetture sono soltanto peggiorate. Numerosa difficoltà dell'elettronica, FAP, centraline assurde, addirittura la BMW ha le centraline nelle antenne parasole, cose veramente folli. E l'utente si è stancato. C'è quella massa di fighetti che vogliono apparire con il Mercedes fuoristrada, con la cabriolet, con la Q5, con il SUV. C'è anche una maggior parte della popolazione che vuole un'automobile onesta, che faccia il suo dovere e che non lo dissangui a ogni tagliando, a ogni problema, a ogni riparazione. Quindi la mentalità del consumatore sta cambiando e andando sempre verso di più vicini all'auto elettrica, che non vuole nessuno, le persone cominciano a rivalutare quelle autovetture che andavano bene, che rispetto a quelle degli anni 70-80 avevano perso i problemi di ruggine, avevano perso i problemi di carburazione, avevano perso i problemi di caldo, di freddo, perché non avevano il climatizzatore, non avevano nulla. Le macchine degli anni 2000 hanno tutto, quindi le persone cominciano a rivalutarle molto prima di quelle degli anni 70 rispetto al time lapse. Perché? Perché oggi ci si pone davanti a una previsione che è quella di andare verso prodotti meno fruibili, più costosi, meno duraturi e più pericolosi, che possano guastarsi e mandare al diavolo migliaia e migliaia di euro. Quindi volete sapere come prevedo io il futuro dell'autovettura in Italia? Il futuro dell'autovettura in Italia sarà esattamente come a Cuba. Milioni di persone che terranno la propria vecchia autovettura riparandola, perché oggi rispetto a 20 anni fa è più semplice riparare le automobili, perché ci sono i testi online, ci sono gli autoricambi online, ci sono le possibilità di acquistare ricambi a prezzi migliori, non c'è più l'egemonia dei vecchi autoricambi che tu andavi lì per una boccola, ti chiedevano 18 euro per una boccola frizione. Io ancora me lo ricordo, tantissimi anni fa, la boccoletta della frizione 18 euro, quando oggi su internet la trovi a 2 euro. Lasciamo perdere i problemi di valore sociale ed economico, lasciamo perdere. Però oggi tenere in efficienza un'autovettura costa molto di meno. Quando prima avevi una centralina con dei problemi eri rovinato. Oggi la compri agli autodemolitori dell'estero a 2 soldi e la monti. Noi arriveremo come Cuba. Tutto questo non so se sarà un bene o se sarà un male, ma credo che sarà realmente il futuro dell'automobile in Italia. E l'auto elettrica non decollerà, ne sono certo. L'auto elettrica prima o poi rivelerà in tutto la truffa che è
la truffa che si vuole imporre. Ragazzi, ci vediamo domani, anche perché purtroppo questo cellulare sta facendo